Ciao a tutti, oggi sono venuto a Busto Arsizio in provincia di Varese per mostrarvi il palaghiaccio che, a dire il vero, non solo è abbandonato ma non è mai stato finito di costruire. Quindi adesso lo vediamo assieme. Oh yeah! E qui si entra all'interno, ci sono locali che poi vedrò, ma questa è la struttura principale. E vi dico subito che i primi progetti per la costruzione di questo posto sono stati fatti attorno al 2007, quando l'amministrazione provinciale di Varese stanziò 5 milioni e 100 mila euro per la costruzione appunto di questo impianto sportivo. Nel marzo del 2010, quindi dopo 3 anni, fu effettuato il primo sopralluogo con i tecnici della Steda, che era la ditta che aveva vinto l'appalto, a cui furono affidati i lavori, e i tecnici assicurarono che i lavori sarebbero terminati entro 1 anno e mezzo. Il progetto prevedeva un ampio parco, che sarebbe quello lì, che dove adesso mi sto dirigendo, un ampio parco con anche piste ciclabili e attrezzi per passare le giornate, e il palaghiaccio avrebbe avuto una pista da 60 metri per 30. Ecco, questo qui è quello che doveva essere il parco, e questa qui dove sono in mezzo adesso è quella che doveva essere la pista da 60 metri per 30, con una tribuna da 267 posti, che è quella lì che proprio che sto inquadrando adesso, che doveva essere modulare e ampliabile, un bar oltre 86 posti auto per il pubblico e 40 per gli atleti. La pista, che sarebbe dovuta essere questa, sarebbe stata di ghiaccio da novembre ad aprile, e con superfici rimovibili per il resto dell'anno, così sarebbe stato tutto utilizzabile anche per altri sport e anche per concerti e spettacoli. Ci sono resti, blocchi di cemento rimasti qua. Inoltre, il tetto doveva essere coperto con circa 3600 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, che sarebbero stati in grado di produrre 140 kW all'ora, sufficienti per il fabbisogno in inverno di questo posto per il 40%, in estate invece addirittura sarebbero stati anche troppi, la potenza sarebbe stata troppa e il palaghiaccio avrebbe potuto rivenderla al comune, quindi avrebbero anche guadagnato. I problemi però cominciarono con alcuni ritardi per l'acquisizione del terreno da parte del comune, a causa di un contenzioso risalente addirittura al 1962. Qui si entra, siamo sotto gli spalti, ma è proprio solo una struttura così, non c'è niente qua, vediamo più avanti. Comunque, nell'autunno del 2011, questa è sempre la stessa rientranza. Sì, esattamente sì. Comunque, nell'autunno del 2011, quando i lavori sarebbero dovuti essere terminati, e invece il cantiere, che tra l'altro aveva accumulato numerosi ritardi, il cantiere fu chiuso. E la ditta si dichiarò di avere improrogabili difficoltà di gestione e preferiva rinunciare ai lavori, mettendo perlomeno tutto in sicurezza. Nell'aprile del 2012 la provincia allora affidò un nuovo appalto per la costruzione del tetto alla ditta Dremar,
con un nuovo stanziamento di 400.000 euro. E qui altra struttura. Beh, sembrano dei serbatoi questi, ma non so proprio a cosa potessero servire e cosa ci possa essere dentro. Ma proseguo. E qui si va avanti, ci sono altre entrate. Comunque, in seguito altri nuovi appalti sarebbero stati assegnati per la costruzione delle parti in muratura e degli impianti interni. Nel frattempo però all'interno del cantiere si erano stabilite alcune roulotte di nomadi che in seguito sono state sgombrate. Però nel 2014, 2 anni dopo, il paraghiaccio non era ancora compiuto, quindi dopo 7 anni dal primo finanziamento e dopo 3 anni dall'inaugurazione prevista, il comune ancora non sapeva quanto sarebbe costata l'intera struttura e quando sarebbe stata terminata. Ecco, questo era il cartello dei lavori. Figuriamoci in condizioni è. Questo probabilmente era un'entrata, un'uscita, magari un'uscita di sicurezza. Stanze, stanzine, di cui questo dovrebbe essere un sottoscala. Qui magari ci andavano caldaie, perché non si sa, a dire il vero, per cosa sarebbero stati destinati questi locali. Però questo, visto che probabilmente era sotto una scala, perché all'esterno qui c'è una scala, che sale sopra, probabilmente questi erano locali tecnici. Ecco, di qui, se non sbaglio, si esce fuori. Ah no, un'altra struttura esterna così, perché le scale, ecco, c'è la struttura di qua. Ecco, qua fuori ci sono scale che salgono, ma ce ne sono anche dall'altra parte che sembrano un po' più sicure. Comunque, in seguito sono stati presentati anche altri progetti che prevedevano, alcuni, la trasformazione in un parco, altri la demolizione di tutto per farci un centro commerciale. Però poi non è stato fatto niente, proprio niente. Come vedete è rimasto tutto fermo al 2014. Ah beh, però c'è il cartello uscita d'emergenza, questo sì. Nel consiglio comunale del 23 luglio del 2019, quindi quest'estate, il sindaco ha annunciato che a febbraio del 2020 inizieranno i nuovi lavori per terminare questo palaghiaccio, e i lavori dovranno comprendere, oltre al palaghiaccio, anche un palazzo per la ginnastica, detto palaginnastica, un centro commerciale dove sarà previsto un bar, probabilmente, perlomeno, e una palazzina medica. E di qui si va avanti, perché da qui è da dove sono entrato, che come vedete è tutto aperto. E di qui saranno semplicemente altri locali tecnici. Comunque il progetto è stato presentato dalla Acqua Verde Costruzioni di Alghero e dalla Noca Service di Rovigo, e ha un costo complessivo di 22.236.171 euro. E non sono pochi. E di qui probabilmente è dove ci sarebbe dovuto essere magari bar. Comunque l'intero complesso
dovrebbe essere pronto nel giro di 18 mesi, quindi ad agosto del 2021, mentre la prima costruzione che dovrebbe essere consegnata sarà il palaginnastica entro il febbraio sempre del 2021, quindi dopo solo un anno dall'inizio dei nuovi lavori. Ora c'è da chiedersi se davvero sarà la volta buona, perché come vedete qui ci deve essere un'altra struttura, quella esterna, ma non è mai stata completata. E di qui vedete che è tutto proprio incompleto, e sarebbe stato anche un gran bel posto, perché notate la pista che doveva essere questa, è una cosa immensa, 30 metri per 60, ci stava dentro appunto tutta la pista da hockey, più sarebbe avanzato anche dello spazio, e inoltre anche per fare concerti deve essere proprio un gran bel posto. Comunque di qui non sono ancora salito, so che ci sono dei piani superiori, vediamo, perché di qui non sono entrato, da qualche parte ci devono essere delle scale per salire. Ho visto che in quella struttura lì sono all'esterno. Mentre di qua, no, di qua è dove sono passato prima. Sì, ci sono appena passato. E allora probabilmente si passa forse da di qua. Questo è un locale. Qui è dove ci deve essere la tromba dell'ascensore, probabilmente, ma non c'è. E ecco qui le scale. Esatto. Quindi di qua si sale. Qui, visto che la struttura è recentissima, ha solo 5 anni, a parte le balaustre che non sono state messe, ma la struttura è buonissima. Infatti l'intenzione sarebbe quella di riutilizzarla. Tromba dell'ascensore. E di qui siamo su una tettoia. In fondo si vede la mia carrozza. Come vedete, il posto è frequentato da writers, quindi non è che sia proprio abbandonato. Ecco, una cosa così magari potrebbero anche lasciarla quando lo metteranno a posto, perché questo è fatto bene. Qui un'altra stanza che probabilmente era un locale tecnico gran terrazzo, e allora si ritorna al coperto sotto la tettoia. Qui purtroppo le infiltrazioni sono tante, anche perché più che infiltrazioni, anzi non sono dal tetto, perché il tetto è buono, anzi notate che grande lavoro che c'è con tutti questi archi. È che essendo tutto aperto piove proprio dentro, e così facendo la struttura rischia di rovinarsi prima del dovuto, anche perché sarebbe dovuto essere tutto chiuso con delle grandi vetrate. Ecco la scala che vi dicevo prima, da dove si sale, che però, beh, pericolosa no, è come quella che ho appena fatto, però vabbè, sono salito dall'altra parte, è lo stesso. E di qui ci dovrebbero essere gli ultimi due locali,
probabilmente erano magari locali tecnici anche questi, non lo so, non saprei. Ah no, qui c'è una scala che sale, ma prima di salire su, vediamo queste che sono le tribune, almeno la parte di tribuna che è stata costruita, quella che doveva essere fissa, perché poi appunto ci devono essere anche le tribune mobili che dovevano probabilmente essere o più in basso o dall'altra parte, non lo so, a dire il vero non saprei. Qui in fondo c'è magari qualcosa, vediamo un po'. No, non c'è niente, ci sono solo scritte, questi sono imbrattamenti invece. Di qua magari c'è un'altra scala per scendere. Vediamo. Infatti. Un altro locale con una scala per salire su. E di qui un'altra scala che scende. Io provo a salire dall'altra parte che mi sembra più sicuro. Molto più sicuro. Certo che visto dall'alto è impressionante. Speriamo che davvero lo sistemino. Ora torno indietro. E vediamo anche perché da una parte e dall'altra saranno uguali, sono queste due torri con le scale, quelle che avrebbero dovuto avere tutte le scale all'esterno. Un posto immenso. E dopo tutti i soldi che sono stati spesi, 5 milioni, 5 milioni e mezzo, non è stato finito e adesso ne vogliono spendere altri 22 milioni. Speriamo. Ecco qua. In effetti qui è più comodo salire che dall'altra parte. E qui sono nel punto più in alto di tutto il palazzetto. Wow. Siamo proprio in alto in alto. È un vero peccato che sia lasciato così. Di qua cosa c'è? Scritte sui muri e basta. E questo doveva essere probabilmente l'ingresso dall'esterno. No, no, non era un ingresso. Questo qui era un semplice terrazzo qui. E probabilmente sì, anche dall'altra parte magari avrebbero dovuto costruire le scale, ma non le hanno finite, però non vedo neanche spazi per farle salire. Quindi probabilmente questo era solo un terrazzo. Quindi abbiamo visto tutto. Questa settimana è stata un'esplorazione breve, molto breve, perché come vedete il posto è piccolo e poi piove, diluvia, davvero non ho voglia di andare, di farmi la doccia più del dovuto, anche perché fa freddissimo. E soprattutto in provincia di Varese, qui ci sono state alluvioni, c'è allerta maltempo e Legnano e tutta questa zona, Legnano confina con la provincia di Varese, l'ultimo comune della provincia di Milano, è nelle stesse condizioni, quindi ho preferito non andare a impelagarmi in qualche casino, soprattutto perché ci sono anche i fiumi che fra un po' tracimano, c'è l'Olona che passa di qua che è proprio al massimo del livello e quindi l'esplorazione finisce qua, faccio qualche foto e torno giù. Oh yeah! Ed eccomi tornato a Legnano, dietro al castello, dove c'è l'isola appunto del castello, la fine dell'isola su cui è il castello, e qui come vedete sono i due rami del fiume Olona che si uniscono, come vi avevo detto prima,
più che due rami, questi sono tre rami, è diventato un lago e fra un po' l'acqua sarà molto ma molto alta se continua a piovere. Adesso ha smesso di piovere da qualche minuto, ma il cielo non promette nulla di buono e le previsioni anche dicono che ritornerà a piovere per tutto il giorno, e se pioverà ancora tutti i comuni in cui passa l'Olona saranno in pericolo di alluvione. Bene, abbiamo visto il palaghiaccio di Busto Arsizio. Spero vivamente che questa sia la volta buona che lo mettano a posto. Continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels. Iscrivetevi, attivate le notifiche. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook, Urbex and Mystery e Escursioni e Viaggi in Kayak. E ci vediamo al prossimo video. Oh yeah!